ho ribadito la vicinanza dell'Italia, del G7, la condanna per ciò che è accaduto a suo marito, che è stato vittima di una persecuzione ingiusta, detenuto in un gulag che ricorda i gulag dell'Unione Sovietica, in un regime carcerario che era simile a quello che c'era durante il regime sovietico. Le ho ribadito anche la richiesta che stiamo facendo per la liberazione di tutti i prigionieri politici, le ho ribadito che ci sono sanzioni economiche e finanziarie contro personaggi legati al regime del Cremlino, le ho anche ricordato che l'Italia attraverso l'azione della Guardia di Finanza è il paese europeo che ha fatto più confische di beni a magnati russi, e quindi l'Italia è fortemente impegnata non contro la Russia, a difesa della libertà e della democrazia. Lei ha ricordato che queste persone legate al regime usano lo Stato di diritto anche per fare i loro affari, e questo è qualcosa che li preoccupa. Le ho augurato pieno sostegno per le sue battaglie in favore della democrazia, le ho ribadito che noi non siamo in guerra con la Russia, che noi non siamo nemici della Russia, siamo amici del popolo russo, ma non condividiamo e condanniamo fermamente i metodi usati per mettere in silenzio l'opposizione. Ho avuto anche informazioni interessanti su quello che è il malcontento che serpeggia nella Federazione Russa, non soltanto nelle grandi città, ma anche nelle città più lontane, da Mosca, da San Pietroburgo.